Siamo ai titoli, come di consueto, del telegiornale di oggi. Prima di partire, vediamoli insieme. Election Day in Sicilia, si vota 8 e 9 giugno per amministrative ed europee. Operazione antimafia, in manette 55 persone, la cosca gelese trattava fiumi di droga. Finanziaria regionale, il Ministero impugna 3 articoli e potrebbe dire no ad altri 30. Cede il Pala Ionio di Augusta, la Procura indaga, erano in corso lavori di ristrutturazione. Calcio femminile, Siracusa al secondo posto, battuto il Brolo in campionato. Questi gli argomenti principali di oggi, tra poco partiamo con il TG, prima soltanto qualche istante di pubblicità. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. E rieccoci studio, bentornati a questo appuntamento con il telegiornale di Tris, sempre sul canale 85. Come avete ascoltato dai titoli d'apertura, l'Election Day in Sicilia, si vota l'8 e il 9 giugno per amministrative ed europee. Unico capoluogo di provincia coinvolto è Caltanissetta. Nel siracusano si vota a Pachino. Il servizio d'apertura. Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgono l'8 e il 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la giunta regionale. In tutto sono 37 comuni che rinnovano i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale, 5 attualmente amministrati da commissari straordinari, tra cui Pachino. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono in tutto 484.000. La scelta di accorpare le elezioni amministrative alle europee, sottolinea l'assessore Andrea Messina, risponde a un duplice obiettivo: da un lato si riduce il disagio per i siciliani chiamati al voto, dall'altro si contiene la spesa. L'unico capoluogo di provincia interessato a questa tornata elettorale è Caltanissetta. Tra i comuni di maggiore dimensione ci sono Gela, Mazara del Vallo e in provincia di Palermo, Bagheria e Monreale. Nel siracusano si vota a Pachino dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 dalle 14 alle 22 e domenica 9 dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà, come previsto, nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle 7 fino alle 23 e poi lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. E siamo subito alla cronaca con l'operazione Janus a Gela, ordinanza di custodia cautelare per 55 persone. La mafia gelese trattava fiumi di droga con la 'ndrangheta calabrese e con le cosche catanesi, disponibilità di ordigni e persino di Kalashnikov. La mafia di Gela ha fatto ingenti investimenti nella realizzazione di serre finalizzate alla coltivazione di marijuana e i clan avrebbero anche utilizzato la droga leggera come merce di scambio per ottenere altre sostanze stupefacenti come la cocaina. Questo emerge dall'operazione Janus portata a termine dai poliziotti della squadra mobile dalla Sisco di Caltanissetta oltre che dal commissariato di Gela con il coordinamento della procura antimafia Nissena. Nel blitz sono state coinvolte 55 persone ritenute appartenere ai clan gelesi Rinzivillo ed Emanuello.
Tra Cosa Nostra Gelese, le persone legate all'Andrina Longo di Polistena ed esponenti della criminalità organizzata catanese, era stato avviato un traffico di droga con cospicui quantitativi di cocaina e hashish, e nelle esportazioni i traffici e gli scambi di droga sono stati ricostruiti anche grazie alle intercettazioni di conversazioni tra gli indagati, trovando riscontro in numerosi sequestri di marijuana per un complessivo di 1000 kg. Il quantitativo settimanale di sostanza stupefacente immessa sul mercato si girava intorno a 1-2 kg di cocaina, con guadagni per milioni di euro. Durante l'attività investigativa è emersa la disponibilità di armi ed esplosivi. Uno degli indagati è stato trovato in possesso di un ordigno rudimentale. Oltre alle misure cautelari, la polizia ha proceduto al sequestro preventivo di una villa con piscina a Gela e un'auto di grossa cilindrata, riconducibili a uno degli indagati. Una delle persone di maggiore caratura è Giuseppe Tasca, reggente della famiglia Rinzivilla, ha rivelato il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Questo conferma ciò che è stato detto in numerose altre occasioni, ovvero che Cosa Nostra non è mafia liquida, non è un comitato d'affari, la riserva di violenza è sempre presente e Cosa Nostra non può che ribadirla se vuole affermarsi come associazione criminale. Nel corso dell'operazione è emersa sia dalle dichiarazioni di un collaboratore che dalle intercettazioni la disponibilità per uno degli indagati di un Kalashnikov capace di bucare una autovettura blindata, e bastano 2500 euro per averlo. E siamo alla politica, con il governo nazionale che ha impugnato la finanziaria della regione siciliana. No ai incentivi ai regionali, aumento delle giornate ai forestali e potenziamento del Chef Pass di Caltanissetta. I particolari in questo servizio. Tre articoli della legge finanziaria della regione siciliana approvata a metà gennaio sono stati impugnati dal Consiglio dei Ministri. Nella notte Roma ha detto di no ad incentivi per 4,3 milioni di euro ai regionali, l'aumento delle giornate per gli operai forestali e un articolo che avrebbe potenziato il Chef Pass di Caltanissetta. Ma non sembra essere finita qui. Con una nota recapitata a Palazzo d'Orléans, il governo nazionale, con in testa il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, ha annunciato che impugnerà anche altri 30 articoli su 141 che compongono il collegato alla finanziaria. La norma di maggior peso ora a rischio è quella che introduce un incentivo da 18.000 euro all'anno per una spesa di 10 milioni per i medici in servizio negli ospedali delle piccole città. Secondo Roma, scritta così, questa norma si presterebbe a continue proroghe e potrebbe legittimare gli stessi aumenti anche per altri medici con rapporto convenzionale. Il tutto non sarebbe compatibile con la contrattazione collettiva nazionale. Il presidente Schifani ha però detto che la regione difenderà la norma. Scatta ora una fase di confronto con lo Stato. Palazzo d'Orléans proverà a spiegare che solo così si eviterà lo svuotamento dei piccoli ospedali. Stabilizzazione di precari, incentivi ai medici in prima linea, nuove norme per gli insediamenti dei grandi marchi nei centri storici, aiuti all'agricoltura, misure di sostegno ai comuni sia per gli effetti delle migrazioni sia per l'uscita dal dissesto e tanto altro. Ma su tutto l'approvazione della legge di stabilità e del bilancio della regione in tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Dopo 21 anni la regione siciliana tornerà a poter pagare i propri conti con continuità e senza ritardi. Almeno queste sono le premesse. E a proposito della finanziaria impugnata dal governo nazionale, c'è una nota da parte della regione che dice che non è in discussione l'articolo sull'aumento delle giornate di lavoro agli operai forestali. Grazie all'impegno del presidente Schifani, la norma è stata riformulata e trasmessa agli uffici del Ministero. In sostanza è stato chiarito che non è prevista alcuna nuova assunzione, ma si tratta piuttosto di un incremento delle giornate di lavoro per una parte degli operai forestali già interni al bacino, in modo da potenziare le attività di contrasto agli incendi, fra l'altro triste fenomeno molto ricorrente in Sicilia. Cambiamo argomento, parliamo adesso del servizio mensa di refezione scolastica a Siracusa, all'ultimo posto delle classifiche nazionali. Purtroppo per l'assessore alle politiche sociali del comune di Siracusa, Teresella Celesti, erogati 1.600 pasti al giorno. Sul servizio di refezione negli istituti comprensivi scoppia la polemica dopo che un'agenzia specializzata ha classificato Siracusa all'ultimo posto. La notizia è stata rilanciata dal Movimento Civico 4 e dal parlamentare regionale Carlo Uteri, ai quali replica l'assessore alle politiche scolastiche Teresella Celesti. Il rapporto di Save the Children dice sullo stato del servizio mensa pubblicato il 30 novembre non svela alcun segreto e non aggiunge nulla di nuovo. L'amministrazione comunale di Siracusa, per favorire il lavoro dei genitori, ha autorizzato
avviato negli ultimi anni classi di scuola primaria a tempo pieno, oltre il 50 anni di ritardo sulla legge istitutiva del tempo pieno che del 1971 andranno colmati. Intanto rileviamo che dal 1 settembre scorso i numeri sono stati quasi raddoppiati. Attualmente i pasti vengono fruiti da una media giornaliera di 1600 alunni a fronte di 900 dell'anno precedente, segno che c'è un'inversione culturale. Inoltre va tenuto presente che per legge il tempo pieno può essere istituito solo dalle classi prime e che occorrono pure le determinazioni del Ministero dell'Istruzione che autorizza gli organici e la rivisitazione degli spazi nelle scuole. Per favorire un servizio mensa a misura delle esigenze dei bambini, il 7 marzo l'assessore Celesti ha riunito i dirigenti scolastici, il dirigente comunale di settore, i docenti, i medici dell'ASP del servizio di dietologia, i referenti mensa delle scuole, i genitori e, insieme con rappresentanti della grande ristorazione, ha rilevato la soddisfazione per il servizio. Insieme è stato concertato di apportare alcune modifiche al menù di primavera. Il disastro di Augusta, adesso alla ricerca delle cause che hanno provocato il crollo del Pala Ionio. Intanto il sindaco Di Mare spiega che erano in corso i lavori per il ripristino della struttura sportiva. Vediamo il servizio. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del crollo del Pala Ionio avvenuto ieri ad Augusta. L'impianto sportivo tenso statico, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione, è ceduto per fortuna senza provocare alcun danno a persone. All'interno del palazzetto c'erano degli operai che sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per verificare cosa sia accaduto. Lo scheletro del Pala Ionio, perché era quello rimasto essenzialmente sottoposto a lavori di ristrutturazione e riqualificazione, è caduto. E quindi il Pala Ionio di fatto non esiste più. L'aria è sotto il sequestro delle autorità competenti che verificheranno quello che è accaduto. Noi faremo uno studio perché è chiaro che gli incidenti possono succedere, però se ci sono responsabilità, le responsabilità devono essere chiarite, e soprattutto il comune deve poter capire se tutto è stato fatto bene o diversamente. Da verificare l'ipotesi che nel corso di una manovra la gru abbia colpito la struttura in modo tale da determinare il cedimento. L'impianto, che per anni ha ospitato le partite della squadra di calcio a 5 di Augusta dei tempi d'oro, era chiuso da oltre un anno per i lavori di ristrutturazione, aggiudicati per un importo di poco superiore ai 955.000 euro ed iniziati da circa un mese. Ancora una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato un 34enne indiziato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. La madre del 34enne si è recata negli uffici della stazione dei carabinieri per denunciare un episodio di maltrattamenti. In quel momento anche l'uomo si è presentato in caserma e ha inveito nei confronti della donna minacciandola. Il 34enne è stato trovato in possesso di una grossa mazza da carpentiere che teneva in auto e di un'arma utilizzata nella pratica delle arti marziali, rinvenuta nel borsello che portava addosso. Adesso lo sport. Iniziamo con il calcio femminile, con il Siracusa che vince in campionato e rimane da solo al secondo posto in classifica. Sabato le azzurre sono attese dalla finale di Coppa Italia contro il Palermo. Ancora una vittoria per la squadra femminile del Siracusa Calcio. Il risultato finale di misura 2-1 sulla GSL Women di Brolo non rispecchia l'andamento della gara, sempre in mano alle azzurre. Le ospiti hanno accorciato le distanze infatti soltanto al 92esimo. Le due squadre in classifica erano appaiate. Adesso la formazione allenata da Luciano Buda si trova al secondo posto solitario con 10 punti a 5 lunghezze di distanza dalla capolista giovanile Rocca, che ha vinto in trasferta 0-2 contro lo Scicli. Il Siracusa Calcio femminile sabato è atteso da un altro importante impegno, la finale di Coppa Italia, che si disputerà allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo in provincia di Caltanissetta contro la squadra femminile del Palermo. Questa bella vittoria sicuramente è una gara difficile. Voi considerate che ho 11 in campo e 4 in panchina. Me ne mancavano due importanti e due che in settimana purtroppo, per un disguido che è successo, hanno scelto di andare via e oggi erano in tribuna. E quindi le ragazze hanno fatto una gara splendida veramente, perché si sono compattate, si sono unite, hanno rispettato i ruoli, sono state veramente importanti. E lei consideri che il Brolo è una squadra veramente forte, una squadra attrezzata inizialmente per vincere il campionato,
per cui la vittoria vale veramente doppia per come l'abbiamo giocata, per come l'abbiamo vinta. Lei considera che sul 2-0 abbiamo preso un gol nel recupero praticamente, perché le ragazze mie penso che avessero pensato di aver vinto la partita. E quindi sono veramente contento per me, per le ragazze, per la società e per tutti quanti. E onore al Brolo, che è una grossissima squadra. Questa vittoria è fantastica, fantastica, scusate, sofferta, giocata da grande giocatrice, mi sono divertito tanto, va vinta perché se no perdiamo il carroccia, e quindi complimenti alla mia squadra, complimenti all'avversario che sappiamo era fortissimo, devo fare complimenti grandi a tutta la mia squadra, devo dire grazie a tutti gli spettatori che sono venuti a vederci il partito, sono sicuro erano felicissimi a divertirci, hanno visto una partita bellissima combattuta da Lione, infatti noi portiamo la maglia dei Lioni e quindi complimenti alla mia squadra, sono strafelice. Ora stiamo pensando, ora il pensiero, il nostro cervello alla finale, come sapete che sabato andiamo a giocare una finale che dobbiamo fare di tutto per portare questa Coppa Italia d'Italia alla città siracusana. E siamo alla pallamano. Alcamo, Girgenti e Aretusa continuano a dominare il campionato maschile di pallamano Serie B Drago, tutte e tre vincenti nella terza giornata di ritorno. Nessuna sorpresa nei risultati della terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Drago di pallamano maschile organizzato dal Comitato Regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria. Infatti tutte le prime quattro in classifica hanno vinto senza particolari problemi. Ad inseguire la quarta posizione è rimasto solo il Marsala, quinto ad un sol punto di distacco dal Beach Team Messina. Senza problemi la capolista Alcamo ha vinto per 24 a 38 in casa del Ragusa, mantenendo così il vantaggio di 4 punti sul Girgenti. La squadra agrigentina a sua volta ha mantenuto il secondo posto battendo nettamente l'Albatro in trasferta per 24 a 40. Terza ad un punto a quota 22 c'è sempre la Retusa. La formazione siracusana si è imposta con un netto 35 a 30 nei confronti della Villa Aurea. La gara è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa del genitore di un giocatore della pallamano Retusa. Esordio in campionato per il francese Cocher, ormai siracusano adottato. Vittoria del Beach Team Messina per 34 a 28 sull'Etna Masca Lucia. Un punto dietro c'è il Marsala che si è imposto per 40 a 29 sullo Scicli Social Club. Ha chiuso la terza giornata di ritorno la vittoria del CUS Palermo per 32 a 21 su Lagri Blu Scicli. E concludiamo con lo spettacolo al Teatro Comunale di Noto Tina Di Lorenzo, scenario dell'edizione 2024 del Premio Sicilia. 9 le miss in gala per un evento organizzato come sempre da Corrado Armeri e trasmesso dalla nostra emittente. Vediamo. Miss Sicilia 2024 Eleonora Cantarella. Eleonora Cantarella, Miss Sicilia 2024. È stato consegnato il premio Sicilia alla Miss che ha partecipato, Eleonora Cantarella, una serata che si è tenuta al Teatro Comunale di Noto, organizzata come sempre da Corrado Armeri con la spalla, la presentatrice Serena Carnemolla. La serata è cominciata con il ricordo delle vittime della mafia, poi l'inno della Sicilia, composto da Vincenzo Spampinato, è cantata dal coro Unitre di Pachino. Con la musica di Vincenzo Spampinato, l'inno della Sicilia. Un premio speciale al sindaco di Noto per la città che si è messa in luce nel turismo negli ultimi tempi, così come spiega lo stesso sindaco.
Io questo premio lo voglio dedicare a tutta l'amministrazione e ai miei concittadini, perché si fanno delle scelte. Queste scelte all'inizio possono sembrare anche difficili, ma se il sacrificio e anche il lavoro svolto determina questi risultati, il merito va senza dubbio non all'amministrazione, che ci mette naturalmente la faccia e la visione e fa delle scelte coraggiose, ma ai cittadini che stanno vicino all'amministrazione per dare quella svolta necessaria per rendere una città, come noto, attrazione a livello internazionale da tutti i punti di vista. Ecco, questo è un premio che dedichiamo alla città di Noto, a tutta l'amministrazione, e qui oggi io e l'assessore Prato lo riceviamo, ma in realtà questo lo ricevono tutti i cittadini di Noto. Spazio anche al coro di Mariele Ventre e di Ragusa, il coro dell'Antoniano, che ha 23 anni di vita. La serata è stata arricchita dalla sfilata di abiti storici di Lucia Caccamo. Un premio speciale al regista speciale, come Giovanni Virgadaula. Il regista Giovanni Virgadaula. Beh, io attraverso la mia modesta opera, quest'anno sono 40 anni di carriera, penso di aver raccontato anche la Sicilia. Fra l'altro si torna sempre, Corrado, nel luogo del delitto, perché qui in questo teatro il sindaco è molto giovane, probabilmente non lo ricorda, nel 2007 ottenuto un casting che avrebbe poi portato alla realizzazione di un docufilm su San Corrado da Noto, patrono della città. La serata poi è stata caratterizzata dalle sfilate delle 9 Miss Sicilia 2024. Una sfilata è stata fatta anche dalla Compagnia delle Donne contro la Violenza di Genere. La Compagnia delle Donne contro la Violenza di Genere. Applauso a queste signore, insieme contro la violenza. Sono modelle professioniste, loro sono signore che combattono e parlano contro la violenza. La conclusione della serata è stata appunto dedicata alla consegna delle fasce e poi quella della consegna del Premio Sicilia per il 2024. Eleonora Cantarella, Miss Sicilia 2024. Vieni Serena, facciamo l'applauso a Serena Carnemolla che ha condotto la 42esima edizione del Premio Sicilia. Io faccio un applauso. Sono a questo straordinario pubblico. Sono nata quando io ho iniziato, Non eri ancora nata. Non era ancora nata. Ringrazio soprattutto Canale 85, Tris, la televisione siciliana che ha una grande visibilità, ma soprattutto si vede bene e fa tanto bene a tutta la Sicilia, a Pasqualino Bianco, a Bianca e a tutti quelli che sono della televisione e fanno tutti i giorni un grande lavoro per la Sicilia. Era l'ultimo servizio per questa edizione di Tris Sicilia TG. Grazie per averci seguito.
Arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento.